ammetto che avremmo finito in men che non si dica. Buona idea. E a che ora ci vediamo? Ma scherzi, se fossi in te non lo farei mai, Shizuka. Ha ragione. Nobita non sarà in grado di risolvere neanche un esercizio. Cosa dite? Non è affatto vero. All'improvviso sei diventato un genio. Nobita genio. Mi è passata la voglia. Volevo impegnarmi seriamente a fare gli esercizi per domani, ma adesso il morale è a terra. Questa non mi sembra una ragione sufficiente per non farli. Per me è più che sufficiente. Non trovi che faccia caldo in questa stanza? Pensi che abbiano già acceso il riscaldamento? Te ne sei accorto? È che oggi sentivo un po' freddino. Così ho pensato di usare la conchiglia che riscalda. Conchiglia che riscalda? Sì. Tipo borsa dell'acqua calda? Non esattamente. Set di conchiglie multiuso! Che cos'è? Una collezione di conchiglie? Conchiglia della debolezza, dell'introspezione, del fraintendimento, della sufficienza. Certo che hanno tutte nomi piuttosto strani. Mettendo una conchiglia sulla schiena si sentono gli effetti delle sue proprietà. Non credo di aver capito. Per esempio, se ora metti la conchiglia della motivazione, girati, ti faccio vedere. Ecco. Wow! Sono super motivato! Devo assolutamente finire tutti i compiti. Ce la farò, ce la farò! Non è detto che tutti gli esercizi siano corretti, però. Sì, ho finito! Bene, no! Bravo! Ciao, Shizuka! Tu hai finito i compiti? Ho appena iniziato e sono già stanchissima. Che cosa? Tu li hai già finiti, veramente? Sì, merito della mia conchiglia. Come? Certo! Te la posso prestare molto volentieri. Vengo subito. Ciao, a più tardi! Ciao, Gian, come va? Tu hai già fatto gli esercizi? Che domande, certo che no. Sto andando a casa di Suneo per obbligarlo ad aiutarmi. Oh, mi dispiace tanto. Io invece li ho già finiti e vado a fare una passeggiata. Cosa li hai finiti? Stai mentendo! Niente affatto! Con questa conchiglia della motivazione è stato un vero scherzo. Dammela! No, ridammela, devo prestarla a Shizuka, gliel'ho promesso! Cosa hai detto, scusa? Doraemon! È sempre il solito prepotente. Ok, gli darò una lezione. Userò la conchiglia a scambio. A cosa serve la conchiglia a scambio? Serve a sostituire la conchiglia che si indossa. Mantello dell'invisibilità! Sono troppo difficili, non li so fare. Se sei abbastanza motivato, questi esercizi sono un gioco da ragazzi. Guarda me, li sto finendo al volo. Non ci credo. Mi spieghi come hai fatto a diventare così bravo, Gian? Perché sono un genio, non te ne eri accorto? Di questo passo finirai i compiti in un baleno. Sostituiamola con quella degli errori. Gian, scusa, aspetta un attimo. Ma che ti prende? Ridammi il quaderno, stavo andando alla grande. Non ti arrabbiare, ma sono tutti sbagliati. Come ti permetti? Guarda qui. L'oca è un mammifero. I calamari crescono sugli alberi. E dove sarebbe l'errore? Metto la conchiglia dell'anche io sulla schiena di Suneo. Io adoro i calamari. Cosa c'entra questo? Sono comunque animali. Ah sì, vediamo un po' cosa hai combinato tu. Ecco, hai sbagliato. Senti questa, le rane sono anfibi a 8 zampe. Perché ne hanno di più? Stai scherzando, vero? Le rane ne hanno 6. Ma no, dai, sul serio? E di questo che mi dici? I serpenti hanno il corpo rivestito di piume. Esatto. Chi hai da ridere? Io non stavo ridendo. Sono sicuro di averti sentito ridere. E la stanchezza, devi aver studiato troppo. Ho un'idea, andiamo a giocare un po' all'aperto, così ci distraiamo, ti va? Ci si
siamo ripresi la conchiglia, ora possiamo tornare a casa. Cosa? Non possiamo accontentarci così, Doraemon. Sì che possiamo, invece. Andiamo. Guarda! La conchiglia del prurito mi prude esattamente nel punto della schiena dove non arrivo. Nobita, perché hai fatto una cosa del genere? Queste le prendi in prestito? No, non puoi farlo. Scambia la conchiglia degli errori con la conchiglia dei pasticci. Ragazzacci! Hanno rotto la finestra! Siamo nei guai, amico! Scappiamo! Conchiglia del mi presento su Gian! Ma scalzoni, si può sapere chi è stato a rompere la mia finestra? Sono stato io, mi presento, sono Gian! Tocca a te! A fare che? Eravamo insieme o sbaglio? Certo! Io mi chiamo Suneo, signore! E così siete stati voi a rompere il vetro con questa palla! Sì! Sì! Capisco, ma vi siete assunti le vostre responsabilità, bravi! Ma parlerò col vostro maestro e vi farò avere un richiamo! Suneo, hai una strana conchiglia attaccata alla schiena. Anche tu, Gian. Questa conchiglia, credo che stia succedendo qualcosa di strano. Scommetto che è opera di Nobita. Nobita! Che conchiglie gli avrò tirato? Conchiglie della competizione? Non riuscirai mai a battermi! Devo vincere assolutamente! Nobita! Sei stato molto scorretto a mettermi una conchiglia sulla schiena! Ridammi il set di conchiglie multiuso! Conchiglie della ripetizione? Nobita! Sei stato molto scorretto a mettermi una conchiglia sulla schiena! Ridammi il set di conchiglie multiuso! Nobita! Sei stato molto scorretto a mettermi una conchiglia sulla schiena! Ridammi il set di conchiglie multiuso! Nobita! Sei stato... Queste conchiglie sono fantastiche! Ho un'idea! Proverò ad usarne una su di me! Vediamo un po' cosa può esserci di interessante! Conchiglie della paghetta. Chissà che cosa succede se me ne metto una. Ehi, ragazzino! Sì? Lo so perché lo sto facendo, ma ecco di un po' di soldi. Ciao! Grazie, signore! Wow, che bello! Sono caduto! Adesso pagherai per quello che hai fatto! Sei pronto, Nobita? Proviamo questa! Ragazzino, ridammi i soldi! Ti ho scambiato per un altro! Ciao. Ma me li hai appena dati! Non so cosa sia successo, ma te lo sei meritato! Ora proviamo questa! Accidenti, si sono mischiate tutte! Oh, me ne ero completamente dimenticato! Shizuka! Scusami se ci ho messo tanto, sei arrabbiata! Ecco la conchiglia di cui ti parlavo! Aspetta, e ora qual è? Vediamo un po'... Ah, eccola qua!
Vedrai, con questa riuscirai a finire tutti i compiti per domani in un baleno. Davvero, grazie Nobita. Sono a casa! Era ora che arrivassi! Non ci si comporta così! Scusa tanto, Doraemon, mi sono lasciato trasportare! Non ti presterò mai più le mie conchiglie! Oh, accidenti, sono tutte fuori posto! Come? Non dovevi prestare a Shizuka la conchiglia della motivazione? Sì, l'ho fatto! Non è possibile, è proprio qui nella scatola! Eh? Allora, quale conchiglia avrò portato a Shizuka? Fammi vedere... Oh, la conchiglia fantasma! Shizuka! Shizuka! Una cena indimenticabile! Allora, Suneo, cosa volevi dirci? Non essere impaziente! Avete sete? Ora che ci penso, sì, non abbiamo fatto altro che mangiare snack salati. Bonjour! Mi ha chiamato, signorino Suneo? Certo! I miei amici hanno sete! Puoi portarci qualcosa da bere? Grazie! Allora parla la nostra lingua! Suneo, chi è questo signore? È il sommelier che mio padre ha assunto pochi giorni fa. Sommelier? Cosa vuol dire? Un sommelier è un esperto di vini che seleziona le migliori bottiglie abbinandole in maniera perfetta a piatti da ristorante di altissimo livello. Quindi ci servirà del vino? No, questo signore è un esperto nella selezione di succhi di frutta invece che di vini. Abbiamo esperti di ogni tipo in casa mia. Per cortesia, serve un succo di frutta alla signorina Shizuka. Certo, come desidera. Credo di sapere qual è la bevanda perfetta per Mademoiselle. Davvero? Di che cosa si tratta? Un succo piacevole come il sole di mezza estate, puro, fresco e leggermente spumeggiante. Fantastico! Sembra delizioso! Ve lo servo subito. Wow, buonissimo! È squisito! Sarà, ma a me sembra del normalissimo succo d'arancia. Che ne pensate? È una miscela delle migliori arance della California con un'aggiunta di estratto di mandarini di Satsuma selezionati singolarmente. Il nostro sommelier sceglie i frutti uno ad uno solo dai raccolti migliori. Anch'io a casa un sommelier che lavora per noi! Oh no, perché hai detto una cosa del genere? Non lo so, quel succo era delizioso e io... Ti prego, Doraemon, dimmi che hai un sommelier! Cosa? I miei amici verranno qui del pomeriggio! Non è così semplice, sai! Al magazzino del futuro promuovevano un servizio di robot sommelier. Guarda, ho il volantino. C'è scritto che puoi provarlo a casa gratuitamente. Ordiniamone uno subito. Uffa, ma quando arriva? Non è detto che lo consegnino oggi. È qui. Bonjour. E voilà. È un po' strano come sommelier, non trovi? Già. Io sono un sommelier esperto di tutto piacere. Ah sì, di tutto? Oh oui, sono al vostro servizio per selezionare vini, cibo, dolci, tutto quello che volete. È fantastico, farò un figurone Doraemon. Merci. Facciamo una prova, servici qualcosa da mangiare. Qualcosa di leggero per non rovinarci l'appetito. Oh oui, monsieur. Mi permetto di consigliarvi una prelibatezza. Cosa ne dite di un assaggio di dorayaki speciali, leggermente dolci, soffici, leggeri e dall'aroma estremamente intenso? Potrebbero forse essere di vostro gradimento? Mi-chan, sei più bella di questo panorama notturno mozzafiato! Miau! Dorayaki al chiaro di luna! Sembrano deliziosi, li assaggiamo! Benissimo, monsieur, selezionati espressamente per voi! Buon appetito! Non so di niente.
Beh, per forza, dentro non c'è neanche un po' di marmellata. Oh, oui, è questo che li rende leggeri? Ma non sono affatto buoni! Questi dorayaki non mi piacciono! Temo che non possiamo aspettarci più di tanto, dato che è solo una prova gratuita. Ora vorremmo del succo di frutta che sia di altissima qualità, come quello che abbiamo bevuto da Suneo. Mais oui, monsieur. Mi permetto di consigliarvi una prelibatezza. Un succo di frutta che evoca il dolce alternarsi delle stagioni. Volete gradire per caso? Voglio proprio vedere. Una spremuta di uve dal gusto delicato, come la brezza del sud della Francia. Raffinato! Sicuramente Shizuka lo adorerà! Sembra delizioso! Assaggiamo! Ecco a voi, monsieur! È come un buonissimo succo d'uva! Io non ho sentito nessuna brezza! E voilà! Riesci a sentirla adesso? Ora la sento, ma ci ha rotto il tetto! Oh no! Nobita, al telefono! Pronto, chi parla? Avevo detto che ci avresti preparato una cenetta deliziosa. Possiamo venire adesso? In realtà è un po' presto. Sarebbe meglio... Ok, arriviamo. No, aspetta, Suneo! Lascia stare i succhi di frutta e portaci qualcosa da mangiare. Suneo e gli altri stanno arrivando. Oh, oui, monsieur. Mi permetto di consigliarvi una prelibatezza. Vorrei organizzare una cena all'aperto a base di pane soffice e una selezione di carni tenere e succose. Crede che i suoi ospiti gradiranno? Una cena all'aperto? Che ne pensi? Dobbiamo fidarci di lui, non abbiamo altra scelta. E adesso dove sta andando? Voilà, monsieur. Questo è solo pane. E dove sarebbe la carne? Eccola qui. Qui dove? Degustate lentamente il pane mentre ispirate questi vapori. Una delicata affumicatura. Ottimo! Un gusto speciale. Dovevo immaginarlo. Tutti i miei amici adesso rideranno di me per colpa sua. Stavamo venendo da te per la cenetta che ci avevi promesso. Suneo, come mai hai portato anche il tuo sommelier? Solo perché già immagino che la tua cena non sarà nulla di speciale. Nell'eventualità ho studiato un menù speciale per l'occasione. Per iniziare, tartar di manzo con funghi trifolati, seguita da una zuppa a base di foie gras e ricci di mare, con crostini e caviale di prima scelta. Come ho detto, cavoli di prima scelta. Caviale, non caviale. Doraemon, hai sentito? Non possiamo competere. Ok, ora tocca a te, facci sentire cosa proponi. Oh, monsieur. Mi permetto di consigliarvi una prelibatezza. Un trionfo del gusto ricco di sapori deliziosi. Vi proporrò un menù che è un vero e proprio scrigno di tesori nascosti. Wow, che meraviglia! Ho già l'acquolina in bocca. Ma sarà buono? Ho un palato molto raffinato, lo sapete. Dobbiamo camminare ancora per molto. Vi assicuro che per un menù del genere ne vale la pena. Vi prego, signori, impegnatevi per stare al mio passo. È poco più avanti. Ma il sentiero si interrompe qui. Permettete. Che sta facendo? Ecco, prego, seguitemi. La pietra più preziosa di uno scrigno pieno di tesori del gusto è ovviamente una gemma scarlatta. La città sprigionata da una gemma scarlatta rovente serve a fondere i sapori dei preziosi ingredienti in una deliziosa armonia. Meraviglioso! Ormai ho la bava alla bocca. Ma parla sul serio? Oh, oui. Ti dispiace scendere? Ragazzi, aspettatemi! L'altro tesoro arriva dai fondali dell'oceano. Una gemma dal gusto stuzzicante vi porterà tra le onde del mare. Non capisco perché un tesoro dell'oceano dovrebbe trovarsi in mezzo al deserto. Ma per quanto ancora dobbiamo camminare? Non ne posso più, sto morendo di fame! C'è poi un tesoro che nasconde dentro sé una magia. Sarà un carnevale di sapori! Basta, voglio mangiare! Anche il carnevale! Stupendo! Non ho più un briciolo di forza, devo mangiare qualcosa! Ti ringrazio, Suneo! Mi hai salvato! Mangeremo tutti insieme quel tesoro di sapori! Nobita, devi resistere! Che fate? Non volete assaggiare la mia cena? Voglio mangiare!
Non capisco, che succede? Ci siamo! Siamo arrivati in cima! Wow! Che bello! Grazie per la pazienza! Ecco la cena che io, il vostro robot sommelier esperto di tutto, ho preparato per voi! Wow! Finalmente! Chissà che cos'è! Buon appetito! Stai scherzando, del riso con un po' d'acqua! Ci hai fatto arrivare fin quassù per farci mangiare questo! Ne ho abbastanza delle tue prese in giro! Ah, questo sì che è un trionfo di sapori, che prelibatezza! E al centro dello scrigno... una prugna salata! Aveva ragione, una gemma scarlatta! Vediamo cosa c'è nel mio! Sono alghe dell'oceano! Sento davvero le onde! Mi sembra di essere una sirena, questa è una magia! Delizioso! Oh, è squisito! Ma che cos'è? Niente, ma è così buono che non riesco a smettere di piangere! Anche l'acqua è ottima, è limpida e fresca! Per la preparazione di questo menù ho usato l'ingrediente più prezioso di tutti, e cioè nient'altro che lo stomaco vuoto! Questi piatti non hanno bisogno di nessun aroma ricercato! Sei il miglior sommelier del mondo! Merci beaucoup! Scusami, ora potresti servirci del tè caldo, per favore? Oh oui, monsieur! Mi permetto di consigliarvi una prelibatezza! Da questa parte, per gustare un buon tè caldo, il corpo deve raggiungere basse temperature! Si gela!